bacini con un movimento assolutamente innaturale, cioè piega le gambe. Marco Frigatti, ecco, allora, guardate, effettivamente... si sta scaldando. Marco, se intanto vuoi dire per favore, allora, le regole di questo record. Numero di palloncini usando solo la schiena in un minuto. Zlatan dovrà inarcare la schiena. Il minimo per stabilire questo nuovo Guinness World Record è di 10 palloncini scoppiati. Ecco, quel signore che vedete vicino a Marco Frigatti, al suo assistente Lorenzo, con la faccia, diciamo, abbastanza seria. Zlatan, guardate, è veramente impressionante la disinvoltura. Alla sua prova. Guardate come la schiena è praticamente... Ricordiamo che appunto lei in questa posizione sta togliendo le scarpe. Sì, toglie le calzature, deve avere un appoggio massimo a terra. Si ritorna. Credo abbia avuto un leggero stiramento nei giorni e quindi... Ok. Siamo pronti? Are you ready? Ok. Go! La prova è partita. Guardate come spinge il pallone tra la parte alta della schiena e la parte bassa della schiena. Si piega su se stessa, la zona più sollecitata è quella centrale, quella appena sopra la parte lombare. E quella è la zona che ha bisogno della maggior... Ecco, questa è la fase più difficile e più pericolosa. Mi spiegava che non tutti i palloni reagiscono allo stesso modo. Il problema è quello nel tentativo di far scoppiare il pallone, di spingere troppo e quindi di arrivare a provocare un danno fisico, muscolare oppure all'apparato scheletrico. La sua schiena si piega senza ostacoli. Vedete, questo è un altro pallone che non vuole scoppiare, viene quindi subito tolto e riparte su un successivo. Niente, neanche questo? Da ma 20 c'è anni già, c'è già un record precedente di palloni? È un nuovissimo record. Nuovissimo record. Abbiamo stabilito il problema è quello, deve rendersi conto che non può spingere più di tanto per provocare nel tentativo di scoppiare il pallone, non deve perdere la posizione. Complimenti, Zlatan.